Intanto saluto Saverio Berlinzani, che ritrovo con moltissimo piacere, analista e formatore. Saverio, buongiorno, grazie per essere con noi. Ciao Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ci tengo a ringraziare, ho ascoltato prima Pietro Pacello, che è un grandissimo professionista, può parlare di cambi quando vuole perché è Allora, la prossima dalle. volta faremo una puntata insieme, se siete d'accordo, così sentiremo le vostre analisi insieme. Sono d'accordissimo con te, comunque, entrambi super, e oggi è una mattinata davvero importante. Ma perché effettivamente si chiude una settimana, Saverio, cruciale, con l'ulteriore intervento? Partiamo da qui, poi apriamo altre parentesi della Banca Centrale Americana, che ha annunciato questo rialzo dei tassi di 75 punti base, ma ha annunciato altri interventi proprio perché l'economia è penalizzata, ha detto Powell, dall'inflazione. Allora, ti chiedo un commento sulla Banca Centrale Americana, ti chiedo se questo ha spaventato i mercati, proprio per diciamo, le prospettive future, non tanto per il rialzo di 75 punti base, che era già scontato, anche perché si ipotizzava addirittura un 100 punti base. E poi partiamo dall'euro-dollaro, che continua purtroppo a perdere terreno. Un euro, io l'ho definito in un altro contesto, in una pillola video che ho fatto, convalescente, ma continua a esserlo, Saverio. Ma allora ci sono una serie di situazioni che secondo me rendono il mercato estremamente vulnerabile in un contesto che mi fa ricordare il 1985, il periodo del mese di giugno-luglio, quando sostanzialmente io entrai in banca 2 anni dopo, però la verità è che mi raccontarono quello che era successo. La sostanza è che il dollaro schiacciava tutte le valute in maniera incontrastata e per diciamo ridurne l'importanza e soprattutto gli accessi, dovettero intervenire con il G5, con i famosi accordi del Plaza, ricorderete, del mese di settembre del 1985, quindi 3 mesi dopo i massimi del dollaro. Ebbene, mi ricorda parecchio quel momento, perché qui siamo in una situazione tale per cui tra le parole di Powell, che come hai detto bene tu, ha reiterato la necessità di continuare a rialzare i tassi a costo di provocare recessione, l'ha detto chiaramente. E io preferisco una recessione che sia anche un hard landing piuttosto che avere un'inflazione al 20%. Quindi la Federal Reserve continuerà ad alzare i tassi fin quando lo riterrà opportuno. Io credo che ci saranno almeno altri due rialzi, uno da 75 punti base e l'altro da 50 punti base, con i tassi che a mio modo di vedere andranno al 4,5%. La situazione è critica perché dall'altra parte dell'oceano la Lagarde ieri l'altro ha dichiarato che l'inflazione europea non è come l'inflazione americana, quindi ha dato un altro via libera al ribasso della moneta unica. Non ci sono assolutamente interventi o segnali di voler difendere il cambio, così come per la Gran Bretagna succede la stessa cosa, ma mentre la Gran Bretagna in questo momento sta cercando con dei piani, dei programmi di in qualche modo uscire da una situazione scabrosa come quella dei prezzi energetici, perché ha messo sostanzialmente a disposizione di aziende private più di 40 miliardi di euro, 40 miliardi di sterline, che sono 45 miliardi di euro ai prezzi attuali, per sostenere il prezzo ed evitare che anche se i prezzi del megawattora del gas sul TTF ad Amsterdam dovessero superare i 200 euro a megawattora, il resto lo pagherà lo Stato inglese. Quindi da questo punto di vista l'Inghilterra sta cercando di fare qualcosa. L'Europa, tutto quello che sta cercando di fare è razionamento e risparmio, e questo è un qualcosa che i mercati non hanno preso benissimo, e l'euro è in caduta libera, e questo importa ulteriore inflazione. Quindi c'è un pericolo ulteriore rispetto all'inflazione a lasciare andare il tasso di cambio in free fall. E da un punto di vista tecnico, i livelli che io osservo in questo momento sono 95-90, che rappresenta il primo obiettivo vero. Se noi guardiamo il 2001, quando il mercato salì da 0,82-25, il primo rimbalzo lo fece proprio a 0,95-90, Ah, da 0,82. ecco, E poi ok. da lì si scese ancora. Se riuscite a farlo vedere, è importante. In ogni caso, da lì si scese ancora, si fece un minimo 83,5 e poi da 83,5 la grande salita dell'euro. In questo momento siamo in una situazione abbastanza complessa e quindi io non vedo per il momento soluzioni. L'euro è in caduta libera, stamatina sono usciti i PMI, il manifatturiero, E qualcosa sui servizi, infatti, infatti.
che è pure peggiore, quindi insomma lo vedremo, però per il momento la Infatti. situazione è preoccupante. Beh, l'euro che è scivolato al nuovo minimo di 20 anni, da 20 anni sul dollaro, siamo a 0,9759 in questo momento. Peraltro, ovviamente, Saverio, tu hai già fatto una bella panoramica, ma a pesare proprio sulla debolezza dell'euro c'è anche tutto il tema della guerra in Ucraina, però evidentemente anche gli interventi che non sono stati fatti, no, a livello istituzionale per tamponare la situazione, quello è un dato di fatto, ormai è da mesi che stiamo facendo i conti con una guerra che ovviamente va a toccare la nostra economia anche in seguito alla decisione delle sanzioni, però è evidente che la situazione non sta cambiando da questo punto di vista. Quindi la domanda che vediamo in sovrimpressione, nuova ondata ribassista, diventa ormai retorica. Sì, di fatto l'euro-dollaro è in questo trend. Ho la sensazione che il mercato stia andando a cercare gli interventi delle banche centrali. Se Ok. io, in base alla mia esperienza, quello che vedo è quando si arriva in un momento in cui tutti i tassi di cambio sono a livelli molto tirati, mi veniva da dire strecciati all'inglese, però molto tirati in eccesso su dei livelli importanti, significativi anche di medio e lungo periodo, è come se chi è sul mercato e trova facile vendere dollari, vendere euro e guadagnare, vada a cercare l'intervento delle banche centrali e vada a provocarle. È stato così per lo yen ieri e la banca centrale ha reagito in maniera estremamente importante e significativa da sola in un intervento unilaterale. E adesso vediamo se le banche centrali unite, tutte unite decideranno un intervento globale, magari congiunto su un euro magari a 0,95, una sterlina a 1,08 e un dollaro yen Ah, a ecco, 1,05. sarà importante un intervento congiunto. Visto che hai accennato ovviamente allo yen, parliamo di questo, la banca giapponese ha deciso di mantenere i tassi fermi a livelli molto bassi. Appunto, lo yen è ai minimi dal 1998. Come lo vedi lo yen? Appunto, allora ha perso il 20%, dimmi se dico qualcosa di inesatto, Saverio, ha perso il 20% da inizio anno. Quindi, insomma, come vedi la situazione? Anche sulla base di quello che hai detto, insomma, del fatto che in questo momento, indipendentemente forse anche dalle situazioni diverse di inflazione, perché poi di questo si tratta, servirebbe un intervento un po' d'insieme, ecco, da parte degli istituti centrali. Ma intanto da inizio anno era 113, quindi ha perso quasi il 30 ormai Ah, rispetto figurati. ai livelli precedenti. In ogni caso, voglio dire, cambia poco, ci mancherebbe altro. No, 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 però è il 30, no, lo correggiamo assolutamente, cioè me lo correggo nella testa. Sì, ma quello che conta è, voglio dire, è stato un free fall anche per lo yen. L'euro era partito a 1,17, siamo a 0,97, ha perso circa un 20%. La situazione è critica per tutte le valute, ma mentre la Banca Centrale Giapponese ha sempre operato sul mercato dei cambi e per esperienza credo che sia quella più matura e più capace di gestire il mercato come va gestito, nel senso che l'intervento di ieri è stato da manuale, ha aspettato, c'era un doppio massimo che si era creato in area 145, tutti l'avranno visto, e ieri il mercato era andato a rompere questo 145, la banca centrale ha lasciato fare, quindi tutti coloro che erano long hanno incrementato posizioni in maniera aggressiva, nel giro di pochi minuti siamo arrivati a 145,90. Erano tutti confident che i target fossero 147,5, che era il massimo registrato prima del 98, e in realtà la banca lì è intervenuta. Non sappiamo con che ammontare, lo sapremo a fine mese, perché ogni mese la banca centrale rilascia i dati sugli acquisti e vendite di valuta estera. Quindi, secondo me, sono intervenuti con almeno 20 miliardi di dollari, non credo meno. Ricordo che le riserve valutarie sono importantissime e soprattutto il Giappone detiene il 5% del debito americano a circa 1.000 miliardi di dollari, quindi non ha problemi eventualmente a disfarsi di qualche titolo americano per cercare di avere valuta. Non è un problema, non è il problema della lira quando nel 92 svalutò e nel 96 mancavano Certo. le riserve valutarie. Ecco, le riserve valutarie il Giappone le ha e può metterle in campo in situazioni come questa. Certo è che la speculazione probabilmente andrà ad attaccare ancora, non è finita la questione. E per esperienza 2 o 3 interventi ci vogliono prima che ci sia, diciamo, un risultato. E nel breve magari non hanno effetto. Adesso ha avuto effetto ieri, ma in altre circostanze non l'ho avuto. Vedremo. Io quello che penso è che andranno ad attaccare le banche centrali. Vedremo se la BCE saprà reagire. Per il momento è una caduta libera. Stamattina ha già perso quasi l'1%. Ecco, poi c'è appunto, come detto prima, la situazione in Europa è ancora più preoccupante proprio per la guerra, per insomma, l'economia europea che sicuramente non è proprio brillante, la controffensiva di Mosca sul gas e insomma stiamo andando incontro anche a un periodo, quello invernale, che sappiamo sarà difficile.
Ti chiedo, nell'ambito Saverio, delle strategie più seguite del momento, le definisco un po' così, insomma, ma lascio a te scegliere, di dirci quali sono magari i cambi più interessanti, però facendo riferimento anche ti chiedo alla sterlina, perché l'ho accennata poco fa, però volevo avere un tuo parere, anche la sterlina, insomma, è stata schiacciata su nuovi minimi pluriennali, dal superdollaro, come la vedi? Ma la sterlina ha perso credibilità nel momento, all'inizio anno era stiamo parlando di 1,37, 1,36, cioè voglio dire abbiamo perso oltre il 30%, tra pari abbiamo 1,06, sarà il 30%. Quello che a me sorprende è la mancanza assoluta di interesse nel sostenerla. Il minimo storico fu nel 1985, col proprio sugli accordi del Plaza, 1,03. Era un livello che si pensava non potesse essere mai visto. A questo punto non escluderei neanche che potessimo vedere quel livello, magari in un free fall, una caduta libera che vada a provocare proprio gli interventi della Bank of England. Io mi aspetto, gli interventi nella Beh, poi storia sono stati lì siamo pochissimi. oltre il 10% di inflazione, la situazione, insomma, e si parla, la previsione è che continuerà a restare in doppia cifra anche nei prossimi mesi. Assolutamente, beh, intanto le materie prime sono scese, quello avrebbe dovuto attenuare qualcosa, non ha attenuato anche perché siamo a 81,60 sul petrolio, sul WTI, quindi la sostanza è che mi sarei aspettato di vedere un'inflazione un po' più bassa, ma se tu importi inflazione perché comunque lasci andare il cambio fino a questi livelli, è chiaro che poi i benefici non ne hai più di tanti. Cioè, devi alzare i tassi, ma devi anche sostenere un attimo il tasso di cambio e cercare di dare un po' di positività. Invece continuano sia in Europa che in Gran Bretagna, forse di più ancora che in Europa, ad essere più realisti del re, nel senso che se voi andate ad ascoltare le parole di Terreiro, che è all'interno del board della Bank of England, è probabilmente quella più dovish, ha dichiarato che bisognerebbe addirittura abbassare i tassi. Voglio dire, siamo di fronte a delle situazioni di contrapposizione anche all'interno delle banche centrali sull'idea di rialzo dei tassi, che provocano sicuramente recessione. Ma in questo momento, siccome erano stati dietro la curva prima, adesso devono correre dietro l'inflazione, devono fare come Jerome Powell e devono seguirlo, altrimenti qui il collasso della valuta va a importare inflazione in maniera molto più decisa rispetto a quelli che possono essere i benefici delle esportazioni. In questo momento in cui le materie prime che devi importare, come paese che fa semilavorati, come la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia, deve assolutamente tener conto. Per cui il tasso di cambio non può essere una variabile lasciata andare fino a questi livelli, a mio modo di vedere. Siamo su degli eccessi, però secondo me, fino a che non ci sarà l'intervento, io credo che andremo a vedere degli estremi. Ok. Altri cambi che vuoi indicare, Saverio, prima che io ti saluti ai nostri amici? Ma guarda, il mercato è perfettamente dollaro-centrico. Sui cambi originali, cioè quelli contro dollaro, ci sono movimenti tutti dalla stessa parte. Australia, Nuova Zelanda, certo, magari di intensità inferiore perché non siamo vicini alla guerra, perché non sono vicini alla guerra per tante ragioni. Però Australia sta scendendo, Nuova Zelanda sta scendendo, il dollaro Canada è tornato sopra le 35. Quindi la sostanza è che vi abbiamo una fase di correlazione dollaro-centrica per cui tutti i mercati sono uguali. Se voi andate a vedere il grafico di euro-dollaro e lo paragonate al grafico del Dow Jones, in questo momento la correlazione è altissima. Se l'euro-dollaro sale, il Dow Jones si riprende. Ieri, quando c'è stato l'intervento della Banca Centrale Giapponese, tutti i cambi hanno visto il dollaro scendere, le borse sono salite, quindi i rapporti di cambio che avevano il dollaro denominatore, euro-dollaro, sterlina-dollaro, sembravano il grafico del Dow Jones Infatti li sul sto Nasdaq mostrando, certo, dell'S&P. assolutamente, sì. Eccolo E quindi questa correlazione rende il mercato in una situazione di risk-off qui, sì. pazzesca, che nella storia ha avuto pochi precedenti. E quando ci sono stati questi precedenti nella storia, poi si sono avuti gli interventi concertati delle banche. Però dobbiamo vedere degli eccessi, non si sono ancora visti. Probabilmente se dovessimo vedere un free fall del mercato azionario che spaventi gli americani e un free fall delle valute che spaventi tutto il mondo, beh, in quel momento lì qualcosa cambierà. Ecco, infatti, questo per esempio è il grafico dell'S&P. Ho seguito le indicazioni di Saverio e poi l'euro-dollaro. Eccolo qui, è molto chiaro. Insomma, sembra proprio la coppia carbone, come si dice. E lo abbiamo visto, si vede chiaramente. Allora, Saverio Berrinzani, grazie mille. Ricorda il tuo contatto. Insomma, a parte che i nostri amici ti seguono sempre, quindi ti seguiamo sui tuoi canali, giusto? Ti troviamo Grazie. sui social, no? Ti troviamo ovunque. Quindi, insomma, Assolutamente. è facilissimo. Saverio vi aspetta per qualsiasi approfondimento e anch'io ti aspetto presto sulle fonti TV, Saverio. Sempre un piacere e buona Grazie. giornata. Grazie. Piacere mio, arrivederci. Grazie.